Social. Bentornati amici di Lab Social, le nostre storie e interviste non finiscono mai, lo sapete, ricordo che le ritrovate inoltre sul profilo Facebook Live Social Radio, mi raccomando inondate il profilo di like. Ecco, questa sera parliamo di abbigliamento e lo facciamo, insomma, in una maniera assolutamente nuova. Lui è il titolare di un'attività che si occupa di abbigliamento vintage che si chiama Dede Couture. Do il benvenuto ad Alessandro Prudentino. Ciao Alessandro. Ciao. Allora, intanto inizierei raccontando un po' il tuo percorso, come nasce Dede Couture? Allora, Dede Couture nasce, diciamo, per necessità, no? Come un po' tutte le cose, perché noi avevamo un negozio di abbigliamento, tra parentesi, normale, in centro. Nel 2012 abbiamo chiuso per una serie di cose e ci siamo reinventati. Serviva un prodotto unico, qualcosa di particolare, e quindi ci siamo focalizzati sul vintage, dall'abbigliamento vintage donna all'uomo, accessori, borse, le chicche più belle, perché ogni giorno cerchiamo di impostare tutti appunto questi articoli unici. Il vintage ci dà quella marcia in più, c'è, cioè, quella vendita emozionale, quella, cioè, proprio del capo unico, no? Esatto. E quindi è questo che ci ha spinto. Poi la cosa bella è che ogni giorno ci sono delle novità, non sai mai quello che trovi. Quindi è proprio questo il bello. Quindi poi ogni giorno, insomma, vale la pena passare a trovarvi. Ma io so che voi siete presenti anche con un sito e avete delle pagine social. Possiamo lasciarla agli ascoltatori per permettere loro, insomma, di visualizzare le vostre meraviglie e magari contattarvi online. Certo, con piacere. Allora, il nostro sito è www.dedecouture.com, mentre per quanto riguarda Facebook, Dede Couture BTG, e per quanto riguarda Instagram uguale, quindi Dede Couture BTG, e siamo anche su Twitter con Dede Couture. Il settore che noi amiamo di più sono le giacche in tutte le forme e in tutte le composizioni. Le più belle, secondo noi, secondo quello che ci capita, sono quelli degli anni 80. Io invito gli ascoltatori a venirvi a trovare di persona a Brindisi, ma anche sulle pagine che abbiamo lasciato, per scoprire, insomma, insieme a te Alessandro, tutto un mondo. Ricordo che quello che dicevi è assolutamente vero, la moda è ciclica e potersi, insomma, accaparrare un pezzo unico, secondo me, dà anche una dimensione artigianale all'abbigliamento, che è proprio, insomma, quel calore che si è un po' perso, di cui parlavamo prima, quindi da voi questo si ritrova. Esattamente. Beh, io Alessandro ti ringrazio tantissimo. Se vuoi aggiungere qualcosa, un saluto, un consiglio, puoi farlo ora. Grazie a voi. Niente, il nostro motto è aggiungi un pezzo di storia al tuo guardaroba, perché comunque è quello che è la marcia in più, no? Di avere qualche capo unico nel guardaroba che possiamo ammirare, apprezzare e poi portare avanti. E poi chissà mai, rivalutarlo tra 20 anni, tra 15 anni, quindi è tutto un ciclo questo. Assolutamente, ecco, quindi grazie per essere stati con noi, grazie, e buon lavoro. Grazie. E mi raccomando, voi non scappate, perché Live Social continua, siamo sempre qui con voi. Live Social.